Buonasera. Questa sera c'è un inedito confronto qui a Linea 3 tra Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, buonasera, e Fausto Bertinotti, segretario di Rifondazione Comunista. Un incontro credo non è mai avvenuto prima, no? Davanti alle telecamere. No, io sono in grande difficoltà per l'assoluta straordinaria eleganza del mio competitor che ha tutte le tinte di un bosco in autunno e quindi mi batte in questo grigio fumo di Londra, sempre uguale. Anche perché non ho mai tempo di andare a scegliere. Ma è giusto che noi siamo più collocati a loro grigi. Beh, insomma, loro grigi, speriamo, però. Insomma, almeno come vedete grigi. Siamo già alle prime battute di un vecchio amore che si conosce, l'amore tra Berlusconi e Bertinotti. Il nostro titolo, tra l'altro, B&B, è stato rubato dalla Repubblica, che lo fece quando ci fu la questione della fiducia, delle elezioni, anzi, per un periodo. Quindi speriamo di ritornare a vedere come continua questa storia d'amore. Sì, ma lei deve dire perché anche c'è un amore, perché c'è un amore comune. Sì, non abbiamo avuto la stessa fidanzata. C'è un amore comune? Non ce lo siamo mai comunicati, comunque. C'è il Milan. Ah, il Milan, no? Questo era del tutto... Per onestà devo dire che è l'unico punto, è vero, che abbiamo di convergenza, questo sul Milan, sul resto siamo avversari, spero. Bertinotti è immediatamente in difesa quando è accusato di troppo amore. Comunque, ricominciamo, ritorniamo. Se c'è una manovra subdola per screditare una posizione di sinistra, uno è giusto che metti i punti a posto. Va bene, sì, ritorneremo su questo. Non intendevo... Ecco. No, lei. Hanno già rubato. Assolutamente. Il Milan era nei confronti dell'arbitro, la posizione era nei confronti dell'arbitro. Prima che rubi, come dire, questa loro comunicazione del palcoscenico, ritorniamo un attimo alla politica e poi a B&B.